C'è un luogo dove prendono vita i nostri sogni, un luogo fatto di colori, forme, odori e suoni. Sono i saloni nautici, dove una accanto all'altra ondeggiano i nostri desideri, le barche. Voluminose oppure performanti e tirate, super accessoriate o più spartane, per l'oceano o per navigazioni meno impegnative. Qui le tocchiamo tutte con mano e ci lasciamo emozionare. A Genova sono tante le novità in acqua e noi vogliamo iniziare il nostro viaggio partendo proprio da una barca nata per macinare miglia intorno al mondo. Con l'Oyster 495 il cantiere inglese fa il suo ritorno in Italia dopo anni. La sua entry level di 50 piedi ripropone in parte alcune soluzioni vincenti delle sorelle più grandi. Ma rispetto ai modelli precedenti, Rob Humphreys e il Boatyard disegnano un blue water dalle linee moderne, più accattivanti e performanti. Marchio di fabbrica, le fenestrature Seascape ammurate, il deck saloon e il pozzetto centrale così profondo da trasmettere un senso di protezione e sicurezza. Le manovre sono tutte riportate accanto alla doppia timoneria e ai due pod con pulsantiere e display. Un solo layout a disposizione con due cabine, l'armatoriale è un gioiello e due bagni. Non è da sottovalutare l'accessibilità al motore. Quando si naviga sul serio è fondamentale potervi lavorare con facilità. Con la domotica dell'Oyster Command di serie, i parametri principali sono sempre sotto controllo. Sempre in tema a crociera, Beneteau presenta la sua nuova ammiraglia, l'Oceanis Yacht 60, a firmarla una coppia collaudatissima, Roberto Biscontini e Lorenzo Argento. Il cantiere francese si affida ancora una volta alle due star italiane per costruire una barca più veloce rispetto al passato, funzionale e soprattutto dalle linee pulite. Alla doppia timoneria, con winch e manovre che corrono sotto i carter, fa da contraltare una lounge area definita da due tavolini ad ante abbattibili e da sedute L con gavoni profondi. A coronare il disegno l'adozione del roll bar, che libera le zone ospiti dalle scotte. A poppa il garage può ospitare un tender di 2,80 m, mentre sulla tuga e a prua via dell'albero non mancano le zone per prendere il sole. Il piano degli interni è unico a tre cabine, ognuna con bagno dedicato. L'armatoriale, con le teste rivolte a poppa, è molto ampia. Subito prima troviamo la cucina U, funzionale, una comoda dinette servita da doppi divani a murata e un tavolino. Molto elegante il design della zona carteggio. Dal mondo delle crociere ai performance, dalla Francia alla Germania. Il cantiere tedesco Hanse porta alla Darsena il nuovo Dehler 46SQ. L'ammiraglia dello studio Hudel-Wolick racchiude in sé, in quelle due lettere, tutto il suo DNA. SQ, ovvero Speed and Quality, velocità e qualità. I presupposti ci sono tutti perché la neonata conquista armatori dalla doppia anima, desiderosi di relax in barca ma pronti a dar battaglia tra le boe. Uno dei punti di forza è nell'estrema versatilità di questo progetto. Il velista può scegliere diversi layout per interni, esterni e chiglia. In pozzetto troviamo doppia timoneria e trasto. Di certo quest'ultimo non obbligatorio. Se si preferisse dar voce alla crociera, ecco tra gli optional spuntar fuori un comodo roll bar. In termini di sicurezza spiccano puntapiedi per skipper ed equipaggio. Sotto coperta il cantiere tedesco compie un bel salto in avanti. Rispetto al vecchio 46 piedi, la neonata è più luminosa grazie all'allargamento delle fenestrature a murata e a due nuove finestre. Esploriamo ora il settore dei multiscafi bussando in casa XS, il cantiere francese che ha puntato sulla navigazione veloce a due scafi. Il cat è sportivo e bello invelato, impossibile non notare il boma quasi ad altezza tuga. La posizione leggermente a prua dell'albero aumenta gli spazi del quadrato e la superficie velica della randa, ancora più ampia nella versione Pulse. Impressionante la larghezza dei passavanti che non sacrificano le dimensioni della tuga. Tre le versioni degli interni che vanno dalla 3 alla 4 cabine, ognuna con bagno dedicato. A prua, nel progetto dell'armatoriale, si ricava spazio per una cabina armadio con possibilità di due letti singoli. Il quadrato, cuore pulsante di un cat, è panoramico e molto luminoso.
Si conclude così il nostro viaggio nel cuore della vela, una vela vivace, soprattutto fra i 40 e i 50 piedi, dove abbondano le novità. Che stagione ci dovremo aspettare? Sicuramente frizzante, e noi di Boat Show siamo pronti a raccontarvi il meglio, testando e commentando le novità per aiutarvi magari a scegliere la vostra barca ideale o almeno a continuare a sognare insieme a noi.